Alcuni di voi potrebbero chiedersi cosa ci faccio io qui quest'oggi. Beh, se consentite, questo è ancora il mio canale, la mia presenza credo sia abbastanza scontata. O meglio, potreste chiedervi cosa ci faccio io quest'oggi con una City e-bike bellissima, tra l'altro con questo verde si mimetizza quasi nell'ambiente circostante. E ci faccio una recensione, Non ve l'aspettavate? Forse sì, perché effettivamente non ho mai fatto una recensione di una bici come questa, quindi ovviamente ho dovuto ispirarmi dai migliori. Oggi siamo in compagnia della T1, della DU o della DYU o comunque della DU, insomma ci siamo capiti, una city bike che devo dirvi bellina, cioè mi è piaciuta. Allora ci sono dei limiti, soprattutto per il contesto in cui io vivo, non è sicuramente la bici migliore dove io normalmente vivo, ma in altre circostanze credo sia veramente una bici con un grande potenziale. Partiamo un attimo dall'estetica, ma la guardate questa city bike quanto è bella, questo telaio senza una saldatura, veramente meraviglioso. Devo dire che tra le tante e-bike che si vedono in giro, questa dà la percezione dove insomma un po' di design e un po' di tempo è stato speso per cercare di fare qualcosa di bello, e si vede, almeno credo, dal mio punto di vista si vede, dagli altri magari non lo so, dal mio si vede. Perché non partire dalle sue caratteristiche principali? Le andiamo a vedere insieme? Andiamo! Una batteria sapientemente collocata all'interno del telaio che è possibile estrarre molto comodamente, c'è una chiave che funge da blocco per la batteria, così che voi possiate tranquillamente lasciare la vostra bici e nessuno vi ruberà la batteria. No, perché vi ruberanno la bici, ma la chiave ci permette di non poter rimuovere in alcun modo la batteria. Utilizzando la chiave si può fare dove la chiave a casa, quindi non la rimuovo. Mi piace comunque molto la possibilità di avere una batteria che si può tranquillamente rimuovere, così da ricaricare in casa comodamente e poi in garage ripoterla rimettere e partire per i nostri viaggi. Una batteria da 10 Ah che ci garantisce un'autonomia di 50 km. Sarà vero? Beh, per la mia esperienza personale credo che ci arrivi. Magari se non saranno 50, 44 km li fa tutti in tranquillità, con salite, discese e usando anche un po' l'acceleratore. La bici sorprendentemente ha anche dei freni, come possiamo vedere, davanti e dietro, e funzionano. Sono dei freni meccanici della... non ne ho la più pallida idea, ma questo non vi importa, quello che vi importa è che vi consente di fermarvi. E fanno il loro, vi assicuro, perché la discesa di casa mia, che è una roba tipo così, sono anche riuscito a farla salendo con questa bici. Certo, il motore, finita la salita, è sceso e mi ha preso a schiaffi, ma ce l'ha fatta. Tornando i freni a disco, funzionano bene, fanno il loro, non ci si può lamentare, quindi va bene così. Un praticissimo cavalletto integrato nella nostra bici, mi piace. Cerchi in lega forgiata, o quasi, con queste tre razze molto belle, integrati anche quelli che sono i caratteri frangenti, perché questa bici è legalissima. Adesso non esattamente perché ci ho montato l'acceleratore, però vi arriva a casa conforme alle norme vigenti, quindi la potrete utilizzare tranquillamente senza avere la preoccupazione che se qualcuno vi fermasse vi potrebbero far storie. Bene! Nella parte posteriore abbiamo integrato un catarifrangente e c'è anche la possibilità di installare una luce che si può accendere manualmente, che non ho installato in questo momento perché tanto non avevo la necessità, però c'è anche quella fornitura. Sì, la prendo così perché pesa solamente 22,5 kg, ottimo per fare qualche bicipite, qualche esercizio a casa vostra, ma soprattutto ottimo per farvi vedere il rapporto a 6 marce. 7 marce Shimano. Questa rapportatura va benissimo per questa bici, soprattutto considerato che si dovrebbe utilizzare in città, nonostante io l'abbia utilizzata per ben altro, devo dire che va bene. Ci sono tutti i rapporti di cui abbiamo bisogno per l'uso cittadino, soprattutto magari qualora vi fermaste allo stop, può essere il caso di ricordarvi di passare a un rapporto intermedio per riuscire a fare uno spunto un po' più allegro, altrimenti c'è sempre quello che si chiama acceleratore, che non funziona perché la bici è sospenta, che vi potrebbe anche tirare fuori dai guai e partire come dei razzi e bruciare tutti, se no. Sono certo che gli esperti del settore apprezzeranno non solamente questa bellissima gabbia che ci va a proteggere il nostro deragliatore, ma questo connettore che ci permetterà, qualora dovessimo fare degli interventi nella ruota posteriore, di poterli fare comodamente senza dover sbadonnare, perché questo si scollega, smontate tutto senza problemi. Bellissimo. Sapete perché lo so? Non sapevo cosa servisse, ma uno guarda i video della gente che lo sa, grazie Brusa, e può dire cose utili nei propri video. Fantastico. Lo vedete questo sellino? Lo vedete la gocciolina di sudore? E la preoccupazione delle mie chiappe che dovranno poi riappoggiarsi su questo sellino, perché è duro, durissimo. Se doveste farci pochi chilometri sulla bici non è un problema, ma se doveste farci già una decina, quindicina di chilometri andare, quindicina di chilometri tornare, beh, inizia a essere un po' duro. Certo, al tatto così sembra abbastanza imbottito, ma vi assicuro che
non lo è abbastanza. Nel sottosella sicuramente i più attenti di voi avranno notato questo, un ammortizzatore che permette di attutire un minimo gli urti che andrà a prendere la nostra bici, perché la bici non ha alcuna ammortizzazione se non questa, che secondo me, ripeto, in un uso cittadino, in un contesto urbano, va bene, perché tanto le sì, vabbè, adesso alcuni obietteranno che ci sono delle buche più grosse di questa bici, però tanto se ci cadeste non è l'ammortizzatore che vi salva la vita. Questo fa il suo, va bene, forse un po' duretto, credo si possa regolare, non so come si faccia, quindi lo tengo così. Vi dicevo che la bici è completamente piegabile, adesso non lo faccio perché non ho voglia, ma comunque si sblocca da qui, la bici si piega a metà, adesso la richiudo, si piega anche il manubrio, sto sudando perché fa caldo, la fatica, la sofferenza, e anche i pedali in qualche modo si possono richiudere, non li ho mai chiusi. Come si fa? Tac, veloce, rapido, indolore, è così che le sue dimensioni diventino estremamente compatte. Ve la potete portare sulla metro, ve la potete portare in macchina, ve la potete portare su per le scale. 22,5 kg comunque, non fate troppi piani perché li sentite. Poi ripeto una cosa che ho già detto prima, lo so, guardate quanto è bella, a me piace. Poi dopo parliamo del prezzo e secondo me vi piacerà ancora di più. Andiamo avanti. Mamma, tutto impiccato. Passiamo al manubrio della bici, che è un manubrio molto compatto, retto, bello dritto, semplice, diciamo che ci dà la manovrabilità di cui abbiamo bisogno. Con la giusta altezza della sella riusciamo anche a trovare più o meno la nostra posizione, che risulta confortevole nonostante le dimensioni compatte della bici. Certo, se si passasse a un 27, 29 meglio, magari 27,5, 29, si avrebbe sicuramente una bici magari un po' più a misura d'uomo, però queste city bike puntano ad essere compatte, quindi anche su questo riusciamo a trovare una buona posizione in sella. Sul manubrio abbiamo un campanello che campanella, un display molto semplice e intuitivo, essenziale possiamo dire così, che ci permette di accendere e spegnere il motore, tra l'altro non l'ho detto, ma un motore con un sensore di coppia che quindi andrà di pari passo con la nostra pedalata, un display che ci illustra solamente quella che è la batteria residua. Alcuni potrebbero obiettare, sarebbe bello vedere la velocità, avere delle informazioni maggiori, ma io devo dirvi che quando sono in città, quando magari pedalo in un contesto come quello, non mi interessa tanto vedere certe informazioni, lo posso avere magari su un telefono, sì scusate, su un orologio come questo per delle informazioni molto basilari, certamente non prendo questa bici per vedere tutti i miei progressi e quant'altro, quindi secondo me la scelta di un dispositivo compatto come questo ci sta molto bene. È un po' noioso accenderlo e spegnerlo, dobbiamo premerlo abbastanza a lungo, in questo caso lo vediamo acceso appunto, e per poter accendere quello che è il faro nella parte inferiore basta premerlo una volta, si accende, e lo ripremiamo, si spegne. Lato destro dedicato al cambio, comodo, sì, in una buona posizione, e l'acceleratore che ovviamente non sarebbe da montare, ma con una bici come questa io non voglio stare lì a giudicare le norme che hanno messo, però limitata a 25 l'acceleratorino, dai, ci sta. Alcune considerazioni su questa bici? Beh, partiamo dal presupposto che io non l'ho utilizzata forse nel suo habitat naturale, ossia la città. L'ho utilizzato dove vivo io, vivo in campagna, ho affrontato delle strade bianche, ci sono andato a lavoro ed è stata un'esperienza veramente molto gratificante, devo dire che mi è piaciuto molto andare a lavoro. Normalmente sì, ci metto un quarto d'ora, 20 minuti, andando in bici ce ne ho messi 45, ma in un periodo estivo, magari con una bella giornata, è qualcosa di piacevole, gratificante da fare, e mi ha accompagnato egregiamente. Mi ha distrutto il sedere perché il sellino è abbastanza duro, ma per il resto è una bici che si è comportata bene, nonostante fosse un po' un pesce fuor d'acqua, ma nel momento in cui mi sono trovato un po' nel contesto più cittadino a pedalare era proprio la bici giusta da avere sotto il sedere. Il suo prezzo è di 800 euro, e devo dire che per quello che ci fornisce, ci dà la possibilità di avere sotto il sedere, penso sia un prezzo equo. Magari talvolta ci sono delle promozioni, delle offerte, quindi potreste sempre tenere d'occhio i link che vi lascio qua sotto in descrizione, così potreste avere tutte le informazioni necessarie. Detto questo ragazzi, io vi lascio come detto tutti i link qua sotto in descrizione per questa city bike della Diu, la T1. Spero vi sia piaciuto questo video, se vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un pollicino in su, e magari se vi piacesse ogni tanto vedere qualcosa di nuovo su questo settore, perché no, potremmo farlo. Tra l'altro ho montato anche questi bellissimi parafanghi, che secondo me ce n'è uno che si monta un po' male, perché qua tocca esattamente sul tubicino del freno. Potevano ecco studiare 3 mm più spostato per farlo meglio. L'unico difetto che posso proprio trovare è quello. Ok, questo è tutto per questo video. Se vi fosse piaciuto lasciate un bel like e ci vediamo su questo canale con i prossimi video. Ciao a tutti ragazzi.